This ain't me, this ain't cool, this ain't what I signed up to. This ain't right, it's no good, no good, oh. Everything is changing, and I've been here for too long. Going through the same things, I've been hurt and done wrong. Got to move on, say I can't do this anymore. Amici, benvenuti alla 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana qui a Sanremo. Oggi è venerdì, quindi la semifinale, domani ci sarà la finale. Abbiamo fatto alcune interviste e altre le faremo. Questo è quello che abbiamo visto e che abbiamo fatto raccontare alle persone che sono qua. Vediamoci in servizio. Signora, buongiorno. Chi si aspetta di vedere lei qua? Io vorrei vedere la... Aspetta un attimo, qui cosa c'è? Lei vorrei vedere? La Hunziker. La Hunziker, perché lei è simpatica? È bellissima. Sta facendo uno spettacolo magnifico. Magnifico. Senta, ma di Baglioni ne vogliamo parlare? Ah, Baglioni è la mia generazione. Ah. Siamo cresciuti con Baglioni. Sì. Questo festival è un po' l'esaltazione, no, di Baglioni? Ah sì, sì. Sono tre artisti grandiosi. Chi aspetta? Nessuno è venuto qui a caso? Aspetta. Chi vuol vedere? Chi passa a caso? Chiunque passi. Ora chiunque, no, ci avrà uno che le piace, no? Un cantante che lo piace, lo dica a scaso. Claudio Baglioni, ma è impossibile. Allora, Claudio Baglioni, guardi, abbiamo visto prima, 10 minuti fa in conferenza stampa, però è in un altro teatro, lo sa che fanno la conferenza stampa, in un altro teatro, ci ha detto di salutarla, una signora bionda. Ah, perfetto, allora ciao Claudio, un bacio, grazie. Allora, chi si aspetta di vedere lei qui a Sanremo? Chi mi aspetto di vedere? Ma mi va bene quello che ho visto. Abbiamo visto Negramaro, Max, che è bravissimo, tutti quanti. Claudio Baglioni, anche lui è bravo, veramente. Ha fatto forse il festival più bello che abbia mai visto. Senti, c'è questa polemica, no? Del piede un po' particolare della Hunziker, non so se l'ha sentita, dell'Anno Cebalbo. Sentito niente? Del piede non fatto tanto bene della Hunziker? No, ma la Hunziker è bravissima, veramente quest'anno credo che siano tutti e tre veramente all'altezza della situazione. La Hunziker è bravissima, Favino superlativo e Baglioni è un grande, è sempre stato un grande. Allora, ci dica che non è stato pagato dalla Rai. Giuro, lo giuro. Allora, noi siamo qua per alcuni eventi dedicati al fashion e quindi ci auguriamo di avere diversi ospiti stasera ai nostri eventi. Quindi lei perché parte un po' dello spettacolo, via, sì, diciamo. Sì. Quindi ci vuol dire che cosa fa precisamente? Moda, fashion? No? Sì, allora noi siamo Arte e Moda, quindi una agenzia di moda che opera in tutto il centro nord, anche se poi con collaboratori a livello nazionale, e quindi siamo qua per degli eventi fashion in questo logo meraviglioso. Perfetto, infatti la vedevo molto fashion, per dire la verità. Grazie di tutto. Grazie a voi assolutamente, grazie. Ok, in compagnia di Alberto Leonetti, 19 anni, polistrumentista, chitarrista, batteria e pianoforte, chissà quante altre cose suonerai. Io canto 2013 con Jerry Scotti. Ok, senti, vincitore di un National Voice Award nel 2017, che cosa ci hai proposto quest'anno? Beh, è uscito il nuovo singolo, sono molto felice, si intitola Sguardi, sono già stato in tour quest'estate in tutta Italia, mi sono divertito un sacco e adesso ci saranno degli eventi molto molto importanti. Ok, senti, da dove vieni, ce l'hai detto? Sì, vengo da Torino.
Ok, allora un torinese Penso Doc, finalista DJ on stage in onda su Radio DJ con Rudy Zerbi. Il 23 agosto 2017 esce il primo singolo, che è quello che ci ha detto adesso Sguardi. Troviamo su YouTube, suppongo? Sì, ovunque, YouTube, iTunes, Spotify, un po' ovunque. Ok, perfetto. Ricordatevi questo ragazzo, Alberto Leonetti, 19 anni, grande, grazie. Grazie mille, ciao. Fidia, ti abbiamo visto più serate a Casa Sanremo, abbiamo visto la tua musica, abbiamo visto l'ultimo successo, o perlomeno l'ultimo pezzo fatto ispirato alle donne. Ce lo spieghi? Esatto, oltre al fatto di essere qui come cantante ufficiale di Casa Sanremo, perché come hai detto tu stiamo allietando e facendo divertire tutti quelli che ci vengono a trovare qua a Casa Sanremo, sto cantando con la band, quindi stiamo facendo uno spettacolo tutte le sere e siamo qui dall'inaugurazione. Oltre a questo invece, oltre a questi spettacoli, sto promuovendo il mio nuovo singolo che si chiama Perfida Poesia, è un brano che noi avevamo proposto anche alle proposte giovani di Sanremo di quest'anno. Però sembrerebbe che non è stato preso perché forse l'argomento era troppo scottante, è un argomento che va tantissimo quest'anno, non perché fa moda ma perché è un argomento recente ed attuale, e abbiamo parlato di femminicidio attraverso un testo che ha scritto Daiano. Un testo importante, anche musicalmente impostato, io ho sentito la tua voce, la tua interpretazione di questo pezzo e devo dire che è effettivamente straordinario. Sì, diciamo che poi sono stata aiutata dai maestri, e tra i maestri appunto abbiamo Vince Tempera che ha fatto l'arrangiamento, ha avuto questa idea di alleggerire il testo con dei suoni un po' latini, arabeschi, quasi un po' mistici, e invece Daiano ha voluto scrivere un testo molto diretto e potrebbe essere questo il motivo perché alla fine non ha avuto mezzi termini, e soprattutto nella seconda strofa vi consiglio di soffermarvi perché è proprio il momento clou in cui succede quello che succede. Sì, ho avuto modo di sentirlo e devo dire e posso garantire che è un bel testo e una bella canzone. Fidia, complimenti per quello che hai fatto fino adesso e auguri per il futuro anche con Sanremo. Io vi ringrazio e vi ricordo di andare a vedere anche il video su YouTube che abbiamo fatto poco tempo fa, appunto digitando Fidia Perfida Poesia, e niente, continuiamo a fare musica. Ciao. Allora, in compagnia di Massimo e Mocha, incredibile, ma qui a Casa Sanremo abbiamo trovato due personaggi di Certaldo, quindi Gianni Mignano, Livorno, no, Livorno non ci si può fare, con Livorno Cecina ancora peggio, non ci si può fare. No, vabbè, siamo in compagnia di Mocha, compagnia di Massimo, cecinese, si può dire cecinese? Sì, cecinese e Mocha. Allora, perché siete qua? Io so che voi cantate, insomma, non da oggi, ma da tantissimo tempo, lei era 5 anni, già 6 anni che cantava, perché lo so benissimo. Allora, che cosa avete portato a Sanremo? Cioè, o perlomeno volete promuovere a Sanremo? Il nuovo CD Sfumature è un CD che esce ora, che è in questi giorni. È un CD che si chiama Sfumature perché dentro c'è di tutto, c'è il pop lirico, c'è la lirica, c'è anche la musica spagnoleggiante, c'è di tutto, la dance, abbiamo fatto il pieno, veramente. Allora, io conosco Massimo perché l'ho visto nel video suo, ma so che lui canta lirica, giusto? Sì. È un baritono? No, sono un tenore. Un tenore. Mentre Mocha fa più musica leggera, però ragazzi, deve lei spacca. Sentiamo, facciamo dire qualcosa da Mocha. Allora, intanto il signorino qui accanto a me, che è stato anche corista di Bocelli nell'internazionale a Pisa, diretto da un robot, quindi è veramente una grandissima persona. Ci siamo uniti, io un po' con il pop e dance, lui con la lirica, per questo album che sarà poi dato in beneficenza. Verremo premiate, te lo dico in anteprima, per CD Musica per un Angelo, per più di 2000 CD vendute e download date in beneficenza. Quest'anno riproponiamo con due associazioni, Casa Mimosa con ragazzi disabilità e Marco Salvi, anche lui disabile, distrofia muscolare. È uscito proprio ieri su tutti gli store mondiali e quindi fate qualcosa, compratelo perché ne vale veramente la pena. Allora, io Marco Salvi fra l'altro lo conosco, una bravissima persona, abbiamo fatto insieme ai Dream Floyd, quindi insomma a Marco, a Carosi, a Salvi e via dicendo, altre cose. Fai vedere il DVD? Signori, beneficenza, mi raccomando, correte a comprarlo perché questo è veramente numero uno, yeah!